Grazie ai maestri che ci vengono a visitare, a stare con noi per 4-5 giorni, e sono pure pochi. Li ospitiamo volentieri con passione, perché sono loro passionali, ci trasmettono una carica di vitalità e di amore che per la cabana, per la cameria è eccezionale. Allora abbiamo le new entry, abbiamo loro Marcia e il marito Luciano, Carlo Conte, chiedo scusa, non ci siamo ancora riusciti bene. C'è il maestro Falvo, il professore Falvo che è qui con noi, e Raimondo Cefalini, nonché il Massimo, che è rappresentato dal nostro veterano, il maestro Angiolo. Canevo, non si è dato ad una cosa, ad un amore viscerale per Caminia. Caminia mi prende anche in inverno come in estate, e ogni momento ci sono dei colori magnifici. Dire che Caminia è un momento importante per tutti noi della zona del Goione è poca cosa, però Caminia ha bisogno di questo. Scenario incantevole, una terrazza sul mare, e ci troviamo presso la cabana Caminia di Staletti con il padrone di casa Mario Iannelli per questa tavola rotonda artistica che si rinnova di anno in anno. Buonasera a tutti, il piacere di poter ospitare ancora una volta per il terzo anno consecutivo degli artisti che sono a dir poco meravigliosi. Quest'anno ulteriormente abbiamo la presenza di una mostra fotografica che è secondo me eccezionale, fatta in maniera passionale da un ottimo fotografo amatoriale, e quindi artisti che vengono come gli altri anni da tutte le parti d'Italia, che si sono appassionati a questo luogo, e io sono contento per dare una immagine ulteriore di quanto sia bella questa baia, la baia di Caminia, in un contesto e uno scenario, come si diceva da parte anche della dottoressa, eccezionale. Una manifestazione che sta anche crescendo con nuove adesioni, progetti sempre più innovativi. Assolutamente sì, speriamo di poter continuare nel tempo grazie all'amore che ha per questo territorio la dottoressa Rosa Spina, la professoressa Rosa Spina, che con grande passione sta portando avanti un progetto suo, ma non si dimentica di Caminia, e mi fa tanto piacere a me, alla mia società, alla società che vede anche presente Tommaso Proganò, che già avete conosciuto in altre sedi, e che praticamente, come dicevo prima, questa Caminia noi cerchiamo di portarla avanti, perché merita come posto incantevole in un contesto di mostre che sono secondo me il veicolo più giusto per fare immagine e dare spirito alle cose.